Guerra di posizione, stallo, non significa che le operazioni belliche si fermino, che le armi tacciano. Proseguono i lanci di razzi e colpi di mortaio. Continua lo stillicidio della popolazione civile. Stamani un adolescente è morto in un attacco russo nella provincia di Sumy e a Kherson è stato bombardato il museo d'arte. Non c'è tregua mentre dovunque nel paese avanza l'incubo del freddo. Città senza energia elettrica è lo spettro di un esodo di massa. L'inverno come arma. Su questo ha insistito il segretario generale della NATO Stoltenberg, che ha accusato la Russia di genocidio. In una riunione dell'alleanza a Bucarest, in cui è stata ribadita la necessità di sostenere l'Ucraina. E a questo proposito il ministro degli esteri Tajani ha rinnovato l'impegno dell'Italia per l'indipendenza di Kiev. Ha affrontato anche il tema dei crimini di guerra, sostenuto con forza dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, mentre da Londra la First Lady ucraina, Zelenska, chiedeva di considerare lo stupro come arma di guerra, argomento di cui ha parlato anche con la regina consorte Camilla. Intanto trapela che la linea rossa tra Washington e Mosca sarebbe stata usata solo una volta in un momento di grande difficoltà. Non è chiaro quale sia l'episodio che ha reso necessario il contatto diretto tra vertici russi e americani. E mentre la Russia è sempre più isolata e divisa, cresce il malcontento tra i familiari di chi è stato reclutato e mandato al fronte. Una delle madri, che si stanno organizzando in un movimento e hanno lanciato una petizione, ha accusato Putin, il ministro della difesa Shoigu. I nostri figli muoiono, ha detto, loro stanno al caldo. Una storia frattante di una donna che ha attraversato la Russia in cerca del corpo del figlio di cui non aveva più notizie, finché non è riuscita a sapere dalle autorità ucraine che è vivo, detenuto da 8 mesi, ma vivo. The unity is the most important point for everybody. It's a strong message. C'è un vasto territorio da proteggere oltre i confini dell'Ucraina. Il ministro degli esteri italiano Tajani lo ribadisce nel secondo giorno del vertice NATO a Bucarest con i suoi omologhi europei. Abbiamo bisogno di più Europa nei Balcani occidentali, ha specificato. È importante lavorare insieme. In questa fase è necessario monitorare i conflitti etnici, che soprattutto nei paesi della ex Jugoslavia non si sono mai spenti. Il vento separatista che soffia dal Donbass potrebbe alimentare nuovi conflitti. L'Unione Europea intanto chiede un tribunale per indagare sui possibili crimini di guerra russa in Ucraina. To investigate and prosecute Russia's crime of aggression. Dal fronte del conflitto arrivano immagini di città distrutte al freddo, senza luce né acqua da giorni. I raid su Zaporizhia sono ricominciati, le vite restano appese a un filo. Sotto la neve si cerca uno scampolo di normalità. Ecco Irpin alle porte di Kiev, nei mesi scorsi teatro di indescrivibili massacri. Un gruppo di giovani in un campo al gelo improvvisa una partita di calcio. Poi, con la corrente presa da un generatore, si riuniscono davanti alla TV per vedere il mondiale in Qatar. Piccoli stratagemmi per avere un po' di luce e strappare addirittura un sorriso. Non posso fare nulla, non ho internet, siamo in guerra, ma ho ancora i miei amici, dice Ijib. Cosa tifo? Nessuna squadra, solo per il buon calcio.